Ciao a tutti, cominciamo con presentare le ragioni per cui ci troviamo qua oggi. Diciamo che come Comitato Lavoratori Precoci Lavoro Giovani, partendo da delle condizioni sociali determinate da delle revisioni, penso, del sistema delle pensioni, diciamo che ha condizionato la nostra vita è stata condizionata, in peggio ovviamente. Ma partendo da questo elemento molto individuale, diciamo, ci ha portato a ragionare su intanto come mai da 30 anni, diciamo, dopo che serie di generazioni precedenti hanno man mano conquistato delle giustizie sociali, tra virgolette, ci si è ridotti qua che ogni giorno, l'ultima è di ieri sera, stanotte, che per decreto urgente allungano ulteriormente così ancora l'età pensionabile. Questo dal metro di che differenza c'è tra la storia dei miei nonni e dei miei padri con quella mia e quella dei miei figli che saranno. Dico mia, ma intendo nostra, ovviamente. Quindi, partendo da questo elemento molto, diciamo, personale, ci si è interrogati, quindi, com'è possibile che nel giro di una generazione è cambiato tutto, non solo una cosa è cambiata, ma è proprio un segno di cambiamento ulteriore che evidentemente è destinata a peggiorare e nemmeno a fermarsi. Quindi l'anno scorso, quando è venuto fuori il tentativo di deformare, quindi dare un colpo di grazia a tutte le ragioni dei miei nonni e dei miei padri, no? Come Comitato Lavoro Precoci, appunto, abbiamo assunto questa battaglia, la difesa della Costituzione, quindi spendendoci nella campagna referendaria, proprio affermando una giustizia sociale che qua non è nemmeno è scritta, ma non è stata applicata, appunto. Questo è il segno. Il segno qual è? Che dopo la battaglia referendario, dopo il 6 dicembre che tutti i deformatori hanno, il 4 dicembre scusate, che i deformatori si sono presi nella saccoccia, non è successo niente, no? Non solo non è successo niente, anche tutte quelle, diciamo, forze politiche che in teoria, definendosi progressiste, avrebbero quantomeno dovuto, non so, in qualche modo rilanciare intanto la vittoria del no a quella di forma e su questo no lanciare delle campagne di mobilitazione sociale, civile, ma anche politica, perché non si può, secondo noi, non si possono separare le due questioni. Per questo abbiamo qua gli interlocutori che ci daranno proprio gli strumenti anche per capire appunto dai nonni, quindi dal 48, diciamo con la vittoria della resistenza, che anche quello lì è un segno storico, e questo è un inciso. La Costituzione della Repubblica Italiana è un cambiamento d'epoca, vuol dire che sconfitto il fascismo, non solo se sconfitto il fascismo in quanto tale, il fascismo è stato anche l'ultimo passo di quello che si chiamava precedentemente diciamo la società liberale, quindi la società liberale non era più in grado di rappresentare le istanze dei lavoratori ancora una volta, e appunto la Costituzione 48, forte di quelle esperienze di lotte, di sacrifici ben oltre l'andare in pensione vecchi, no? Nel senso che tanta gente è morta anche per questo, quindi
Quindi la cosa che volevo dire è, se è vero che le costituzioni sanciscono un cambio di fase storica, no? Penso alla rivoluzione francese, no? Quando mettono giù la costituzione, cioè, lì si sancisce il fatto che la monarchia non esiste più, quello è un passaggio storico. Quindi se è vera questa roba qua, tutti i deformatori mi devono spiegare se, perché vogliono e hanno ancora intenzione di cambiare questa costituzione. Vuol dire che c'è stato un conflitto, che qualcuno ha perso? Soprattutto le forze progressiste dovrebbero spiegare questa cosa. Questo era inciso sul perché secondo noi la difesa della Costituzione è importante, poi argomenteranno gli interlocutori. Io la chiudo qua, chiedo scusa solo di una cosa, presentando non gli ospiti, gli insegnanti direi io. Giusto, com'è giusto così? Allora, chiedo scusa a Gioiello, che non si chiama Vincenzo ma bensì Vittorio. Questa è una scusa formale che faccio, perché era stato stampato male il nome, quindi andiamo avanti. Quindi, niente, presento Vittorio Gioiello, direttore del CESPI. Poi dico subito che l'Angelo Ruggeri fisicamente non ce l'ha fatta venire, un po' giovanotto, che diciamo. Quindi Vincenzo Gioiello l'abbiamo detto, diciamo Mario Zambelli, che è un avvocato, poi si definirà lui meglio, Paolo Pecchiari, che è coordinatore dei comitati per il no di Milano. Ero, non è che uno ha fatto ma lo sei ancora, ma lo sei ancora, lo sei ancora. In questo caso lo sei. Sono un combattente regno. Niente. E poi la Claudia Candelor, che è una giovane giuslavorista, che spero che poi alla fine riesca a fare lei, se ci riesce, un quadro della discussione che viene fuori. Aggiungo una sola roba: Giuseppe Palma arriverà qua verso le 4:30-5, perché anche lui è fuori Milano, sta rientrando, quindi arriverà più tardi. Niente, io chiudo qua e cedo la parola subito a Storia. Andrea. Grazie. La questione del Vittorio è che sono nato nel 45, mio padre ci teneva. Allora io anticipo qual è l'asse del mio ragionamento. Se vogliamo difendere la Costituzione italiana, bisogna prima avere di fronte qual è il quadro internazionale della lotta. Se non vogliamo andare a caso di quelli che adesso vengono definiti sovranisti. E in secondo luogo vedere qual è il carattere specifico della Costituzione italiana, che viene fuori direi poco, quasi nulla. E poi vedere qual è il nesso tra la battaglia in difesa della Costituzione e il conflitto che bisogna aprire nei confronti dell'Unione Europea. Io anticipo che non vado assolutamente al carro né di quelli che dicono no all'Europa, no all'euro. Ritengo che il ragionamento da fare è un po' diverso, anche per cercare di mettere in campo forze che riescano a determinare diciamo sviluppi diversi nel processo europeo. Ed evidentemente uno sviluppo può anche essere che l'Europa non esiste più, però vediamo quale percorso. Sul noi Europa, questo carattere secondo me non si tiene conto. Io sono un imperterrito marxista e seguendo la lezione di Marx ho ben presente il fatto che la moneta è un rapporto sociale e quindi la questione è proprio sociale, non tanto monetaria. Il punto di partenza è qual è
il carattere specifico della Costituzione italiana e quali sono quindi gli strumenti per difendere. Allora, l'idea di fondo dei costituenti, soprattutto dei comunisti, era questa: controllo sociale e politico del processo di accumulazione capitalistica. Questo è su questo che ruota la Costituzione italiana, è per questo che viene attaccata subito il giorno dopo dalla sua promulgazione. E l'altro elemento di fondo è che la Costituzione italiana è antifascista, che non significa celebrazione rituale, che naturalmente è necessaria, è logica, ogni anno, ma significa costruire una forma di Stato e di governo assolutamente diversa ed opposta rispetto al fascismo. E quindi ruolo centrale dei partiti: i partiti sono la democrazia che si organizza, pluralismo sociale e politico, il che significa legge proporzionale pura, perché se deve esserci pluralismo tutti devono essere rappresentati in un Parlamento che deve essere centrale, con l'esecutivo che deve essere tale e a fianco naturalmente la giurisdizione. Questo è il castello di fondo. E questo, oltretutto, questo del controllo sociale, questo del controllo sociale, secondo me, mi sentite qua. Questo del controllo sociale e politico del processo di accumulazione capitalistica è scritto in uno dei principi fondamentali della Costituzione. Anche questo brano viene solitamente trascurato, invece il cardine. Nell'articolo 3 dei principi fondamentali si tiene conto normalmente della prima parte, che è essenziale, quello scritto da basso, e non si tiene conto del secondo comma, che se effettivamente rispettato dà sostanza a quello che dicevo in precedenza. Funziona adesso. Dà sostanza a quello che dicevo in precedenza. E leggo: l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. È questo che definisce il controllo sociale e politico del processo di accumulazione capitalistica, insieme a tutti gli articoli che riguardano le questioni economiche, quello sulla funzione sociale del paese, via dicendo. Vado oltre le leggi all'interno della Costituzione. Allora, se questo è l'asse di fondo su cui si innesta la Costituzione italiana, dobbiamo prendere atto che non era certo l'asse di fondo dei comitati per il no. Un conto è fare una battaglia per difendere la Costituzione italiana e quindi riuniamo tutte le truppe, un conto è poi dire adesso proseguiamo. E come proseguiamo? Io ritengo che per proseguire bisogna avere presente questi cardini. L'altro cardine, perché è un punto che ha stravolto la Costituzione italiana, insieme a tutto il processo che è venuto avanti, io dico, fin dalla promulgazione in poi, è il fiscal compact. E naturalmente cancellare il fiscal compact, casomai chiederete cos'è, se no ve la faccio troppo lunga, è il fiscal compact. Cancellare il fiscal compact non significa assolutamente, come c'è all'interno del dibattito, riprendere politiche keynesiane, come di fatto è successo in una certa fase storica in questo paese, tanto per datare, facciamo dagli anni 60 del secolo scorso, ma quando si è applicata la Costituzione italiana si è andati oltre. E il punto d'arrivo più alto in assoluto è stata la riforma sanitaria. Il punto d'arrivo del processo attraverso cui si andava all'interno del nodo dello Stato, e non naturalmente come si usa la lingua inglese in lungo e in largo. Ieri mi sono divertito a sentire una signora che pronunciava il termine inglese e poi talmente
forte Lucio che non sapeva la tradizione, che era semplicissimo. E guardate per esempio la differenza tra noi e i francesi, poi chiudo la parentesi, loro la chiamano legge di travaglio, legge del lavoro, noi già passi, tanto per dire, provincialismo. E oltretutto tutto deriva, e poi mi soffermerò su questo dato di fatto, dalla subalternità in assoluto al modello tedesco. Perché l'altro nodo che si collega al fiscal compact è proprio questo. Il fiscal compact è l'ultimo anello del modello tedesco, del cosiddetto ordoliberalismo. Ordoliberalismo che è qualcosa che non nasce nel dopoguerra, che i tedeschi hanno cercato di temperare, chiamandolo economia sociale di mercato, e l'ha messa dentro il trattato di Maastricht, su questo poi mi soffermerò. E naturalmente dire che c'è un ruolo dello Stato, ma il ruolo dello Stato è facilitare la concorrenza al mercato, e questo è l'asse di fondo del cosiddetto ordoliberalismo. E su questo si è costruita l'Europa. Per cui, quando dicevo io non voglio assolutamente legarmi al carro di quelli che dicono cancelliamo di punto in bianco l'Europa, a parte il fatto che il processo può esaurirsi da solo e quindi è un dato di fatto, però la questione di fondo è la messa in discussione, e qui c'è una carenza di fondo di tutti i marxisti di non aver ben presente qual è la teoria dello Stato, quindi non confrontarsi mai con le questioni di carattere istituzionale. La questione di fondo è mettere in discussione come è stato organizzato il castello, l'architettura del modello istituzionale europeo. C'è solo quel modello? Ce n'è un altro. Se fosse organizzata secondo la Costituzione italiana sarebbe cosa diversa ed opposta. Mi rendo conto di mettere in campo una questione di non poco conto, però per dire che non c'è un processo oggettivo, che ci sono state scelte politiche ben precise nell'organizzare l'Europa e che possono esserci scelte diverse, e che il passo attraverso cui si possono determinare queste scelte diverse è proprio difendere il carattere specifico della Costituzione italiana. E questo è l'asse di fronte. Naturalmente lo slogan deve essere difesa e rilancio della Costituzione antifascista, con quel carattere dell'antifascismo. L'altro nodo da affrontare, se è vero che l'Europa è organizzata sul modello tedesco, qual è stato lo strumento? Il Trattato di Maastricht. E quindi l'operazione da fare in assoluto è rimettere in discussione questo trattato. Poco tempo fa, non mi ricordo, 2 o 3 anni fa, uscì un libretto molto interessante, non c'era ancora Renzi, quindi il termine non era svalutato, il cui titolo era Rottamare Maastricht. È interessante perché? Perché quello è il nodo essenziale. Quello è il perno su cui si è determinata l'Unione Europea ed è il perno che ha teso a svalutare tutte le altre costituzioni. È qualcosa che inizia prima, siamo nel 92, e quindi è assolutamente antecedente agli interventi che poi J.P. Morgan fa successivamente per mettere in discussione le cosiddette costituzioni socialiste, che è l'attacco di fondo che sta dietro naturalmente il referendum renziano e che per fortuna siamo riusciti a sgominare. C'è una cosa che voglio leggervi, perdonerete, per mettere in evidenza come fin da allora le classi dominanti in questo paese avevano ben presente che cosa si doveva costruire col Trattato di Maastricht. Ed è un brano tratto dalle memorie di Guido Carli, perdonate se leggo, però vedrete che è interessante. È lui che firma il trattato
ed allora era il ministro del tesoro. Dice Carli, l'Unione Europea implica la concezione dello Stato minimo, l'abbandono dell'economia mista, che è il perno su cui si fonda la Costituzione italiana, l'abbandono della programmazione democratica, una redistribuzione delle responsabilità che restringa il potere delle assemblee parlamentari e aumenti quelle dei governi, il ripudio del principio della gratuità assoluta con la conseguente riforma della sanità e del sistema previdenziale, l'abolizione della scala mobile, la riduzione della presenza dello Stato nel sistema del credito e dell'industria, l'abolizione delle normative che stabiliscono prezzi, amministrati e tariffe. In una parola, un nuovo patto tra Stato e cittadini a favore di quest'ultimo, monta sua. Come vedete, tutto ciò che è successo dopo, questo paese è quello che ha privatizzato di più in assoluto a livello europeo. E oltretutto a livello europeo si è assolutamente arrivati prima di Clinton nel cancellare la separazione tra le cosiddette banche d'affari e le altre. Da noi c'era la legge del 36 per dire che allora il fascismo fu avveduto perché si accorse che dentro quella crisi economica verticale, mi riferisco al 29, forse era meglio avere qualche strumento di controllo delle banche. Dicevo, l'Europa arriva prima ed arriva nel 1986 col trattato di Asta. Quindi noi arriviamo anche prima degli Stati Uniti a stabilire assolutamente la separazione tra banche d'affari e banche rivolte alla clientela, che è lo strumento che innesca il meccanismo attraverso cui poi, io mi ero preso alcuni dati, adesso li ritrovo, eccoli qua, attraverso cui poi alcune lobby, chiamiamole lobby, ma è meglio dire alcuni gruppi transnazionali, di fatto possiedono il prodotto interno lordo di Stati. Il famoso BlackRock, vi do solo questo dato, poi se volete ve ne fornisco altro, gestisce direttamente 5.000 miliardi di dollari di capitale, pari quasi alla metà del PIL di tutta l'Eurozona. E poi ce ne sono altre. Questo è stato il meccanismo attraverso cui si è determinato il controllo del capitale finanziario industriale sul mondo. Sottolineo, finanziario industriale. La separazione non ha nessun fondamento perché questi posseggono sia banche d'affari che industrie che quant'altro. Sono i padroni del mondo. Qualcuno li ha calcolati, ha detto che erano 1300 e che all'interno c'è un'ulteriore cupola di 147 e via dicendo. Questi hanno fatto sì che tutto il mondo fosse costretto ad andare a debito, perché era l'unico strumento che aveva il capitalismo, che è entrato in fase in crisi negli anni 70, tutte le fasi successive sono ulteriori sbocchi, per riuscire a creare un'economia di carta che inondasse il mondo, circa 10 volte il prodotto interno lordo mondiale, quindi carta, che prima o poi esploderà di nuovo, e naturalmente alle spalle di chi? Alle spalle dei lavoratori, come al solito. Perché? Perché il debito che era privato è diventato pubblico perché l'hanno caricato sugli stati e quindi sui lavoratori. Questo per dire del quadro generale. Voglio aggiungere una cosa, visto che è elemento, a proposito del modello tedesco, è elemento di dibattito recente, anche se sembra che l'operazione sia fallita, anche perché come al solito ha fatto un pasticcio, quindi non è riuscito bene.
Allora, il sistema elettorale tedesco prima non è proporzionale puro, ormai lo sapete tutti, no? Che è maggioritario e proporzionale quello sbarramento, e quindi anticostituzionale per ciò che ci riguarda. In secondo luogo, e io invito tutti, cosa che farete senz'altro, cimentarvi sempre con lo studio della storia, perché poi se si cancella lo studio della storia non si sa come mai si sta fuori certi eventi. Siccome siamo in una fase di cosiddetto nuovismo realizzato, forse è meglio cancellarlo. Allora, il modello tedesco è stato scritto dagli anglo-americani. Come la Costituzione? La Costituzione del 49, eh? Nessuno in Germania si è mai sognato di dire che era vecchia, obsoleta, che andava cancellata. In questo paese dagli anni 80 invece ci si è cimentati in lungo e in largo per il percorso. E del 49 chi c'era nel 49 in Germania? C'erano gli anglo-americani. Dall'altra parte c'erano i sovietici. Farò un piccolo inciso sull'altra parte. E c'erano gli americani, quindi era scritta loro. La scritta loro, naturalmente, adattandola allo spirito tedesco, alle particolarità germaniche e via discorrendo, però è assolutamente anticostituzionale per ciò che si riguarda. Guardate che soprattutto i tedeschi, dal punto di vista formale, che non è formale poi, non hanno una Costituzione, si chiama legge fondamentale. E perché si chiama legge fondamentale? Si chiama legge fondamentale perché l'obiettivo era, la chiamiamo Costituzione quando faremo la riunificazione. Che è stata fatta. Che è stata fatta, però posso anche fare, sì, penso di sentire. Poi datemi il tempo, per cortesia, sennò... E che è stata fatta l'unificazione, adesso lo vedrò con qualche notizia su quella che è appena morto Kohl, anche lui santo, e noi abbiamo in precedenza avuto un altro santo che è Ciampi, che francamente di santità aveva ben poco, anzi, qualcuno, qui c'è un libro che ricorda Salvatore del Bergo, Salvatore del Bergo allora scrisse un piccolo saggio, colpo di Stato pulito, qualcosa del genere. Il titolo adesso è molto cool. Allora, l'unificazione della Germania, altro che un marco dell'est uguale a un marco dell'ovest, è stata ridotta in miseria parte del paese. E giustamente qualcuno ha scritto di recente un libro, il titolo è Anschluss, Annessione. Hanno venduto industrie a un marco, questa è stata. La Germania dell'Est ha un prodotto interno lordo più basso del nostro sud, queste cose non vengono mai fuori, sono dati storici. Ecco, ritornando sul modello tedesco, questo è il modello tedesco. Quindi se noi vogliamo continuare a difendere la Costituzione bisogna assolutamente opporsi a questi giochetti e a tutte le falsità che vengono messe in campo da questo punto di vista, falsità naturalmente che hanno un retroterra storico ben presente. E l'unico modello che rispetta pluralismo sociale e politico è la legge proporzionale pura. Punto. Vogliamo fare un altro esempio? Bene, l'uomo di Rothschild, Macron, adesso ha ottenuto, secondo alcuni, una maggioranza strabiliante. Peccato che non ha votato neanche il 50% dei francesi. E se fate la proporzione, ha sì e no il 13% nel paese di consenso. Questo è il dato. Questo è il dato. I matematici sono tutti all'interno delle borse, poi i dati elettorali perché non li tirano fuori? Voi sapete che all'interno delle borse mondiali ci sono ingegneri informatici e matematici, che ormai decidono dei destini del popolo del mondo. Quindi, ritornando al modello tedesco, bisogna assolutamente fare questa battaglia, farla in Italia con proiezione europea,
perché così, oltretutto, altrimenti andiamo al carro. Allora, viene usata a sproposito la parola populismo, ma andiamo a carro di tutti i movimenti di destra che ci stanno determinando, non a caso in questa fase storica, all'interno dell'Europa. E quindi questo è il modo per difendere di nuovo la Costituzione nei suoi assi portanti, che, e chiudo, sono proprio quelli di riprendere il filo, altro che nuovismo, il filo di tutto ciò che è stato messo in campo negli anni 70, che sono stati gli anni di attuazione della Costituzione italiana, e che significa centralità del Parlamento, programmazione democratica, ruolo dei lavoratori nel controllo sociale e politico del processo di accumulazione capitalistica. L'ho fatta forse anche lunga, e scusate.